Pesante sconfitta interna per il Monte Giorgio, che cede in casa per 2-1 contro il Castelnuovo Vomano. Una gara da 0-0 nel primo tempo decisa da un episodio, un rigore in chiusura di frazione. Poi nella ripresa, ancora nel finale, ospiti bravi a chiudere la partita nel momento del forcing del Monte Giorgio. Gli uomini di Mengo non hanno demeritato per impegno, determinazione e generosità, ma hanno fatto una fatica terribile a superare lo schieramento tattico del Castelnuovo Vomano, mancando in fase di costruzione e di finalizzazione, riuscendo a creare pericoli al portiere ospite solo nel concitato finale. Gara per pochi intimi al Tamburrini, Montegiorgio al via con Omiccioli in mezzo al campo e Misini in panchina. Si presenta Zerbo al decimo con una punizione che termina al lato. Gara sostanzialmente equilibrata in avvio, Montegiorgio che prova a fare la partita, ma il Castelnuovo è ben sistemato in campo e non concede spazi. Ci riprova Zerbo al 25esimo, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Si vedono anche gli ospiti al 27esimo, D'Egidio dalla distanza, senza esito. Primo tempo che scorre via senza emozioni, con due squadre incapaci di offendere. L'episodio però a rompere l'equilibrio arriva nel finale al 42esimo, contrasto in area di Duanè su Tancredi. Per l'arbitro Bianchi è rigore, che D'Egidio dal dischetto trasforma per il vantaggio Castelnuovo, con il quale si chiudono anche i primi 45 minuti di gioco. Ripresa, fatica il Monte Giorgio a scuotersi, Castelnuovo colline strette e compatte. Gli uomini di Di Fabio vanno vicini al 2-0 al decimo, con una splendida conclusione al volo di Ludovici, che si spegne di poco sul fondo. Con i cambi Mengo prova a cambiare volto della gara, Spagna da peso all'attacco locale, spinge il Monte Giorgio alla ricerca del pari con il Castelnuovo che si abbassa molto, ma al 35esimo ancora D'Egidio davanti a Forconesi non sbaglia per il gol del 2-0 che potrebbe chiudere la partita. Al 40esimo gli ospiti vicini al tris, Ludovici a colpo sicuro, ottima risposta di Forconesi. 42esimo, reazione Montegiorgio con Spagna, ma il portiere Natale è attento. In pieno recupero al 47esimo Zerbo trova l'acuto vincente, ma ormai fuori tempo massimo. Al 49esimo Nardella regala solo l'illusione ottica di un clamoroso pareggio. Finisce così 2-1 per il Castelnuovo Vomano, che fa un bel balzo avanti in classifica. Rimane invece imbischiato nei bassi fondi il Monte Giorgio, che chiude malamente il suo 2021. Mister Mengo, allora, una sconfitta amara, una partita nel primo tempo da 0-0, poi l'episodio del rigore, nella ripresa quando avete spinto forte è arrivato il gol del 2-0, nel finale forse tardivo, no? Quel forcing, anche se lì avete creato le migliori occasioni. Ha detto tutto lei bene, il primo tempo era una partita molto chiusa, molto un po' tutte e due le squadre un po' impaurite, anche perché era una partita importante. Poi c'è stato il rigore che un po' ha cambiato un po' la partita, poi il secondo tempo giustamente abbiamo spinto, sapevamo che potevamo prendere qualche contropiede, però faceva parte un attimo della situazione che si era creata. Abbiamo preso il 2-0, poi è normale che fai fatica a recuperare una partita. Dispiace, la responsabilità di questa situazione è soprattutto la mia. Mi dispiace perché comunque vedo un gruppo che si allena bene tutto quanto, però la domenica alla fine i risultati non arrivano e penso che, ripeto, il responsabile maggiore sono io. E un peccato perché, ripeto, al gruppo non gli posso dire niente. Anche oggi un po' di fortuna, anche sul 2-1 abbiamo preso un palo, abbiamo creato abbastanza, però alla fine i risultati sono quelli che contano, la classifica è quella che è e sicuramente non è positiva. Mister Di Fabio, una vittoria che vale forse più di 3 punti. Sì, vale tantissimo, perché ottenuta con tanto sacrificio, con tanta abnegazione, con la squadra è andata in campo nonostante tutte le assenze che avevamo, proprio lottando su ogni pallone, cercando di non concedere niente al Monte Giorgio, e tutte le volte che c'era la possibilità di ripartire e cercare di far male appunto al Monte Giorgio. Avete gestito benissimo la partita tranne gli ultimi minuti. Questo, noi, se ci fate caso, se le partite fossero finite 5 minuti prima del 90esimo, a questo eravamo primi o secondi. Abbiamo preso quest'anno tantissimi gol proprio nei minuti finali ed è un aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché non so se magari mancanza di deconcentrazione o se si pensa che ormai la partita sia finita. Questo non deve mai accadere, perché nel calcio ne abbiamo più di una dimostrazione, c'è da rimanere concentrati fino al 100° minuto.